Ok, Mark, come stai? Bene? Io mi chiamo Alessandro. Tu come ti chiami? Mi chiamo Chiara. Oh, piacere. E tu come stai oggi? Stai bene? Ok. Chiara, puoi chiedere a Jennifer come sta? Puoi chiedere tu, puoi chiedere a Jennifer come sta? Bene, grazie. E tu? Bene. Stai bene, Aaron? Hai dormito bene? Ah, hai dormito bene, ok. Ciao Anna, io sono Alessandro. Tu come stai? Stai bene? E ieri come stavi? Ieri come stavi? Bene o male? Ieri stavi male. Beh, allora, meglio oggi. Io sono Alessandro, oggi sto bene. Io vengo dall'Italia. Tu da dove vieni? Ok, bello. Sono dell'Inghilterra. Vengo dall'Inghilterra. Andrò. Bene. Bene. E tu come stai oggi? E tu da dove vieni? Io sono del Connecticut. Io vengo dal Connecticut. Io abito in Connecticut. Puoi chiedergli il suo nome? Puoi chiederglielo? Come ti chiami? Mi chiamo Quentin. Ok, grazie. Bene, ti chiami Quentin? E tu dove vivi qua? Litchfield, Connecticut. Ok, io vivo Io in... vivo in Litchfield, Connecticut. Perfetto, ciao, piacere. Io mi chiamo Alessandro, tu come ti chiami? Mi chiamo Ige. Ok, piacere di conoscerti. Puoi chiedere a Aaron dove vive? Puoi chiedere, to ask, ad Aaron dove vive? Dove vive? Dove? Aaron, dove vivi? Vivo in stores. Vivere, vita, life. Vivo a Stores. Ok, va bene. Ci sciogliamo un po', eh? Dai, oggi parliamo di aggettivi. Che cos'è un aggettivo? Ok, quindi una definizione. Right. Two words. Ad. Yace. Two words plus throw. Mark. Okay. You were still sitting in the classroom. Now you're still sitting in a classroom with a pencil in your hand. In a way, I added something. You may have an additional point. This is the key function of the adjectives. They add something, additional meanings, information to what?
leggere, per favore? Grazie, so, in small barrel, here's the wine. Nella botte piccola c'è il vino buono. Ragazzi, mi aiutate a trovare gli aggettivi in questa frase? Mi aiutate, a trovare gli aggettivi in questa frase? Che siano gli aggettivi. Buono. Buono, yeah. Buono è? Good. What else? Do you agree, Jennifer? Piccolo. Piccola. This means? Ok. L'aggettivo fa questo. L'aggettivo aggiunge. Qualità. A noi come wine, vino, birds, plural in English translation, sarebbe botte. E che significa? Questo è un proverbio, Ok. Allora, ragioniamo un po' sui nostri aggettivi per coppie. Ripartiamo da qua. Posso chiederti di leggere le due parole alla lavagna? Puoi leggere, le parole alto e basso. Yeah. Alto, che significherà alto? Tall. Alto, dai, Yanis. Ok, basso. Aaron. Forte e debole. Yeah. Forte. Che significherà forte? Strong. Yeah. Strong. Debole. Yeah. Forte e debole. Andiamo avanti. Senza che vi chiamo. We do like, you know, like, okay. Yeah. Grasso e magro. Grasso. Tony Ciccione. Grasso, magro. Ok? Andiamo avanti. Let's say the first one, please. Yeah. Brava. Veloce. Veloce. Lento. Do you see any... Okay, I'm asking you to if it's up here. Vedete qualcosa di strano in questa parola veloce? Che cosa è diverso in questa parola? So far we read lento, grasso, magro, forte, debole, alto, basso. And then, veloce. So most adjectives end by O masculine form or A. Feminine. Adjectives end by E. Italiano E. We'll talk about that just. Keep it in mind. Ciao. Benvenuti. Veloce e lento. Che significa veloce? Fast.
Yeah, lento. Come gli alberi. Nel Signore degli Anelli. Beh. Andiamo avanti. Benvenuto. Just jump in, please. Ti mari in the terms and board. Can you help me? Ti puoi leggere? Ricco? Povero. Bene, ricco e povero. Ricco, come l'inglese. Povero? Ok? Ricco e povero. Chi abbiamo saltato? Va. Bello. Brutto. Bello e brutto. Che significa bello e brutto? Yeah. Ok, bello e brutto. Se è così brutto che... You're so ugly. Ok. Io manco, sì. On this, on this. Ok, the point is that I'm showing you how to memorize objectives. Just by comparing. Andiamo avanti, gender. Grande. Ok, grande. Ok, piccolo? Ok, very easy. Vai Mark. Giovane, anziano. Chi è che legge il giornale qui? Chi legge il giornale nella foto? Chi legge qui? Il giornale. Questo è il giornale nella foto. Il giovane legge il giornale. Chi usa il computer nella foto? Chi usa il computer nella foto? Who? L'anziano, ok? Paradox. Giovane, anziano. Tutto chiaro? Tutto chiaro. Yes. Everything clear? Any questions? So, if you go, just tell me. Yeah, go ahead. Okay. Thank you. Adesso vediamo altre forme della stessa parola. Anziano. You're anziano, anziano, uno, maschile, anziano, come magro, grasso, bello, brutto, uno, singolare. Anziani, anziane, anziana. Yes, good, thank you. Anziani, anziane, anziana. So we have four forms. Anziano, anziana, anziani, anziane. Vediamo se avete capito. Andiamo un po' avanti.
Hannah. Attivo. Micro. Thank you. Attivo, attivo. Pigro. Pigro è lazy. Attivo, pigro. Adesso è il vostro turno. Vediamo un po'. Just raise your hand if you feel confident you know the answer. Here. Quindi. Pigra. Bravo. Pigra. Ok, femminile, singolare, pigra. Brava, attive, femminile, plurale, attive. Ok, questions? Allegro. Triste. Allegro, triste. Aaron, for you. Allegro, or no? Say again? Allegri. Which one? Left. Allegri. Why? Allegri. Correct. Good. Allegro. Okay, thank you. Allegri, maschile, plurale. Allegri, femminile, plurale. So what here is allegri instead of allegre? Because it's a group of people and we have at least one. Okay, come on. Touch. Okay. Avanti. Simpatici. Antipatico. Yeah. Simpatico, antipatico. But here I have a simpatici. Why? Simpatici? No, simpatico. Yeah. And they say, haha, simpatica. So they are commenting on something else. Okay, simpatico, simpatica. Simpatici, simpatiche. Antipatico. Lo conoscete lui? Lo conoscete? Conoscere, tu no? You know him? Not a very nice one. Okay. Vediamo un po'. Is it buono? Cattivo? Bravo. Buono, cattivo. So just keep in mind this sounds. Buono. Not in time with that. Buono, cattivo, buono, cattivo. Buono, cattivo, e here? Come sono loro? Any ideas? Cattive, ok? What? Cattive? Ok, sono le streghe cattive. Ok, va bene, penso che avete capito come funziona. I vecchietti sono curiosi. Curioso in English has a different meaning. You say curious.
so I want to know, curiosi, indifferente, indifferente, Mark, cosa ci mettiamo qui? Curiose, yeah. Bravo. Vedi qua? Bravo. Indifferenti. La folla, la gente, le persone sono indifferenti. Adesso, tocca a voi. Ripartiamo da... Puoi leggere, per favore? Ora tocca a te descrivi questa persona di Dio. Grazie. Ora tocca a te, ognuno di voi, descrivi questo personaggio. You ready? Descrivi questo personaggio con gli aggettivi che abbiamo appena visto. Come è questo personaggio? È anziano? È anziano? Che altro? È anziano? È alto. Morgan Freeman è abbastanza. Yeah, good. È alto. È anziano? Aaron, che dici, com'è? Okay. Come è? Usa un aggettivo per descrivere questo personaggio. Any ideas? È ricco, yeah. È un attore famoso, è ricco. Ok, bravo. Va bene, dai, andiamo a un altro. Ora tocca a te, descrivi questo gruppo. Che significa gruppo? Gruppo. Che significa? Group. Yeah, it's in English, group. So it also means band. Ok. Descrivi questo gruppo. And yes. Che aggettivi abbiamo usato finora? Per esempio, loro sono attivi o pigri? Attivi o pigri? Look at me, yeah. Say answer. Attivi. Yeah, sono attivi. Sono simpatici o antipatici? Simpatici o antipatici? Simpatico, simpatico, nice. Antipatico. Sono simpatici o antipatici? In your opinion. Correct. Wrong answers. Just tell me what you think. Yeah, ok, grazie Mark. Sono allegri o tristi? Allegri
o tristi? Sono allegri. Sono giovani o anziani? Giovani. Sono giovani. Ok? Come sono questi due personaggi? Sono attivi o sono pigri? Sono attivi. Lui è anche un po' pigro. Ma in generale sono attivi, brava. Sono giovani o anziani? Giovani o anziani? Sono magri o grassi? Magro, grasso. Ok, yes, take questo. Lui è magro, ma lui non è magro, lui è grasso. Sono grandi o piccoli? Bravo, lui è piccolo, piccolino. Ma lui è grande. Ok? Questions? Ora descrivi questo quadro. Quadro. Entri. Portrait. Ora descrivi questo quadro, Hanna. Lo conosci questo quadro? Questa è la Mona Lisa. Leonardo da Vinci. La Gioconda. Com'è la Gioconda? È allegra o è triste? Is she smiling? Is she happy? Not really. Right. Lei sembra allegra. Sembra. Lei è giovane. Lei è magra. Lei è ricca. Ok? Adesso vi faccio lavorare un po'. Ah, what happened? You know the story? Marcel Duchamp, French artist, made this joke. La Gioconda ora ha i baffi, la barba. La Gioconda non è più allegra. Non è più. È allegra. Non è più allegra. It's the negative form. Ok. Attività a coppie. Vediamo un po'. Che posso chiederti di leggere? Grazie. Descrivi un tuo amico o un cliente o un personaggio famoso. Usa almeno 5 aggettivi. Leggi la tua descrizione a un compagno. Prova a descrivere il personaggio descritto da un tuo
Very good, thank you. So, è chiaro? Descrivi un tuo amico, friend, o un parente. Che significa parente? Guardate, parente, friend, o un tuo parente, o un personaggio famoso. So it's up to you. Just one person. Usa minimo 5 aggettivi. Usa minimo, at least, 5 aggettivi. Poi leggi la tua descrizione a un compagno. Leggi la tua descrizione a una compagna. Leggi la tua descrizione a una compagna. Leggi la tua descrizione a una compagna. Leggi a un compagno. E disegnare. Tu draw. Disegna quello che hai sentito. Ok? Clear? Questions? Aaron? Anything? Good. Perfect. Okay, allora, now, just take a few minutes to choose your culture and your objectives. And then, you know, okay. And then you walk in the clears. Okay? Allora, sono le, perfetto, 9:39, abbiamo 15 minuti esatti per finire questa attività. 10 minuti. You can use the adjectives I described here, or you can use a textbook, you know, your adjectives at page 36. Yeah. Allora, come va con questi aggettivi? Come va? Chiaro. Ok, bene. Mark?
Hai scelto you, you know, you are. Ok, sì, ho scelto. Ok, ho scelto il prepasso. Mi sta di prepasso. Next semester. But perhaps it's still step. I'm going to use several colloquial expressions. Descrivi un tuo amico o parente o un personaggio famoso. Okay, if you're ready, potete iniziare a parlare. Hai fatto la tua descrizione, Jennifer? Sei pronta? Okay. Hai finito la tua descrizione? Iniziate a lavorare insieme. Tu leggi la tua descrizione a lei. Tu leggi la tua descrizione a lei. Tu disegni il suo personaggio. E tu disegni il suo. Ok? Anche questo è un Perfetto? Almost. Here, Aaron, you finish? Okay. Kentin? Okay, allora, Aaron e Kentin. Potete iniziare a lavorare. Aaron, puoi leggere la tua descrizione a Kentin. Kentin, tu leggi la tua descrizione ad Aaron. Poi, Aaron, disegna il personaggio di Kenty Ok, guys, good. Pardon, okay. Awesome. Adesso io mi siedo qui per sentire le vostre storie. Un tuo amico, un parente. Just give me a second. Yeah. So sorry, I didn't think about. Yeah. I didn't think that perhaps some of you guys don't have the textbook or this or just. So here, for instance, here you have, you know. They are the same adjectives we use in math class. Allora, fatemi sentire come va lì. Leggi i tuoi aggettivi.
Bullshit. Carina. Studentessa. Okay. Studentessa. Studente. Teacher. Okay. Doctor. Yeah. It's not an adjective. Okay. Io sono uno studente. Sono un insegnante. Oggettiva. Io sono studioso. Studioso. So, now. Disegna. Disegna il suo personaggio. Tu ora disegni il suo personaggio e lui disegna. Ok. Ok, so. He's telling you guys what time it is. 55. Oh, cosa abbiamo qui? Una persona ricca, vero? Qual è in genere la tua storia, la tua descrizione? Puoi leggere la tua descrizione? Puoi leggere la tua storia? Puoi leggere? Chi era il tuo personaggio? Oh, wow. Peculiar. Okay. E hai disegnato il suo? Brava. Dai, vediamo qui come va. Ragazzi. Puoi leggere la tua lista di tuoi aggettivi?
maybe your description. Ok, anziano, forte, attivo, allegro e simpatico. Allora, è anziano ma anche forte. È anziano. Anziano, ma forte, allegro, simpatico. Disegnare. E qui come andiamo? Oh wow! Potete leggere i vostri aggettivi? Giovane, allegro, curioso, alto. Bene, grazie. Brava, tutto al femminile, tutto al maschile. Bravi, bei disegni tutti e due. Ok, vediamo di qua. Allora, come va con Gerò? Studiosa, lei ha un va bene, graziosa ma magra, magra, attiva, studiosa. E qua com'è andata? Va bene ragazzi, allora noi ci vediamo tra quarto d'ora, right? We are meeting again in 15 minutes. Okay. Thank you.